Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato a 4 anni di carcere per corruzione Nicola Cosentino, l'ex sottosegretario del PDL. Per Cosentino, ai domiciliari si tratta della prima condanna nell'ambito dei vari processi in cui è imputato. In sede di requisitoria, il PM della Procura di Napoli Nord, Paola Da Forno, aveva chiesto 6 anni. Cosentino era accusato di aver corrotto un agente della penitenziaria in servizio al carcere napoletano di Secondigliano, Umberto Vitale, già condannato in sede di rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi di detenzione. L'indagine per corruzione era partita a fine 2013 per un giro di presunti favori concessi dall'ex sottosegretario nei confronti dell'agente, in cambio della possibilità di ricevere in carcere beni non consentiti come alimenti, capi d'abbigliamento e un iPod per ascoltare la musica, oltre a una serie di visite non consentite da regolamento. Presenteremo correttamente appello perché riteniamo che questa decisione è giuridicamente errata, ha commentato il legale di Cosentino, Agostino De Caro. Siamo convinti che non c'è stata alcuna corruzione, prosegue l'avvocato, al massimo si è trattato di induzione. Aspettiamo le motivazioni.